Antonio, vieni qua a fare il ciak. 3, 2, 1, pronti? Via! Cari amiche e amici di Pronti Via, benvenuti qui alla concessionaria Autoroma di Giussano, insieme ai nostri super ospiti Arturo Merzario e Patrizio Cantù. Buongiorno a Buongiorno, tutti. buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a voi, Buon lunedì. Buon lunedì, ma la puntata ovviamente non va in onda proprio di lunedì, dopo qualche ora, quindi sicuramente per oggi, martedì, sarà in onda, ecco, rettifichiamo subito. Siamo tutti reduci di un weekend bello caloroso a tutto giri di motori, dalla Formula 1, la MotoGP alla 1000 miglia, che ha vinto una splendida Alfa Romeo 6C 1750 SS. Stupenda, Arturo, sicuramente tu la conosci questa vettura, e poi una manifestazione grandiosa per il pubblico Monza che è Mimo, ma anche festeggiamenti alla grande di Pagani a Modena, di 25 anni con 25 Hypercar. E chi più ne ha più ne metta in questo weekend, perché anche Arturo è andato a correre di nuovo in pista. Sì, per rinnovare il 75° anno della prima corsa, prima gara che fecero a Zandvoort in Olanda nel 1948, per Ah, cui ecco. è una pista abbastanza Sì. vintage, eh? Che poi è una pista particolare, No, adesso poi è stata modificata, no? sì, è stata modificata, sì, che non serve a nulla perché hanno fatto delle curve sopraelevate, ma credimi Patrizio, se uno si trova là per aria vuol dire che ha cannato la traiettoria, è già fuori strada, che poi è già successo ieri con un cliente con una tira a sei ruote. Ecco, è già partito. E tu, Patrizio, sicuramente avrai gustato la Formula 1, il GP di Canada e la MotoGP in Germania. Sì, è stato un weekend un po' troppo impegnativo per coloro i quali televisivamente devono per forza di cose guardare, giustamente se sono appassionati, eccetera. Anche se però se temo che con l'appropinquarsi ormai della bella stagione, non tutte le famiglie riusciranno a stare incollate al televisore praticamente da sabato fino alla domenica. Beh, penso che i bambini, i ragazzi o le donne o le Preferiscono il signore mare. preferiscono magari andare a fare qualche gara. Comunque, al di là di questo. Sì, la gara è stata abbastanza interessante, ma sono un po' abbastanza appiattite. Poi ne parleremo sia del remoto che per quanto riguarda. Andiamo subito dal vivo allora con questa Formula 1 che ha visto sul podio di nuovo Verstappen, che ha raggiunto 41 vittorie come Ayrton Senna. Subito mi hanno scritto stamattina, proprio a riferimento a questa cosa: ah, non bisogna paragonare Verstappen a Ayrton Senna. No, stiamo parlando solamente delle vittorie raggiunte, almeno noi di Pronti Via, non so se qualcuno l'ha paragonato. Cosa ne pensate voi che No, avete no, molta io più non la penso esperienza? così. Vai, Arturo. Per me Max Verstappen, da quando ha iniziato a utilizzare Sì. parte della testa, perché non è ancora No. completamente giusto, ha ottenuto quei risultati laddove purtroppo i primi anni sono venuti a mancare, altrimenti non sarebbero 41, sarebbero molto di più, secondo Sì, me. anche. Poi i paragoni non bisogna mai farli con Ma nessuno, per nessun infatti. motivo, in nessuno campo sia. Ogni persona a sé, ognuno ha Ogni la sua persona a storia, sé, il suo impegno. ogni cosa, ogni donna, ogni macchina ha il suo perché, È il suo periodo è il anche. suo periodo. Per cui Verstappen in questo periodo è il migliore. Vent'anni Due. fa era Schumi con la Ferrari, e 5, 6, 7 anni fa era Hamilton con la Mercedes. Per cui Certo. vedi, sono cicli. Per cui non si può fare questi paragoni, Fangio, Senna, che poi No. Senna, oddio, senza nulla togliere a Senna, ma No, anzi. l'epoca di Senna ce n'erano altri 7-8, se non uguali, magari qualcuno meglio. Non uguale. Attenzione, io la Certo. penso così, No, è eh. vero. C'era effettivamente Parliamoci chiaro, grossi, parliamoci grossi chiaro, piloti. perché altrimenti ti potrei dire, scusa, allora alla mia epoca, se ci fosse stato Senna, cosa faceva Senna contro di noi? No, Niente, ma allora. giustamente, giustamente, giustamente. Pensate solo al numero delle gare, al numero dei gran premi, capito? Cioè, i numeri che si facevano in quell'epoca, negli anni 80, che poi erano anni 80 e 90, e poi invece praticamente il numero di gran premi che ci sono adesso. Quindi, cioè, si raggiunge anche una. Oppure nelle moto, quando magari i piloti di una volta nelle moto correvano nelle due categorie, scendevano dalla 500 per correre anche nella 350. O 250, ce n'erano di piloti che facevano cose di questo genere, Sì, quindi. parlando di numeri, anzi, mi viene in mente una cosa, perché quando poi si parla magari della nostra epoca, dice, ma sai, voi avete fatto solo in 10 anni 90 gran premi, 100 gran premi, Capito? 87 come nel mio caso. Sì, ma noi ne facciamo
9-10 massimo, 8-10 all'anno, adesso ne fanno 22, per cui i numeri si fa presto a sì, realizzarli, ma noi si correva diciamo 10 Gran Premi della stagione in Formula 1, 10 gare di mondiale sport o sport prototipo che lì esatto, si voglia, 10 esatto. gare di o Formula 2 o Europeo 2 litri, cioè esatto. noi si correva tutte le domeniche con categorie diverse, con vetture diverse, laddove noi professionisti avevamo tutto da perdere e niente che guadagnare, perché nelle categorie, tra virgolette, inferiori, non inferiori perché non sono cose valide, ma per ovvi motivi, noi se si vinceva o se si andava a podio era la norma, era la normalità, Patrizio. Certo. Se invece arrivava il quarto prendete lo scemo, certo. hai capito? È molto diversa la cosa. Esattamente. Ecco, siamo già subito scaldati, ma ci siamo anche dimenticati del nostro amico per cucinare un bel servizio. È sempre onnipresente. Mi raccomando, se volete replicare scriveteci a info@shmotori@gmail.com. Ma insomma, questa Formula 1, ho visto subito un sorpasso di Alonso su Hamilton e il pacchetto Ferrari pare inizi a funzionare. Io non mi esprimo, a ella l'opinione. No, per amore del cielo, sì, no, Ferrari ha fatto finalmente un passo in avanti, nonostante le problematiche che ha avuto durante le prove. Poi ci ha messo una pezza durante la gara perché ha azzeccato veramente tutto, devo dire, una volta ogni tanto, devo dire, sia i box che i piloti, eccetera, eccetera, hanno azzeccato tutto quello che era la possibilità per quello che era la vettura, anche se alla fine della gara ovviamente contano poi dopo anche lì i numeri, vale a dire i tempi, i secondi che sono presi dal primo, più di 20, 5 dalla Mercedes, insomma voglio dire, un distacco è rimasto. Sicuramente pare che abbiano risolto, ma lì però bisogna anche capire, la pista si adattava molto bene a un certo tipo di assetti o cose di questo genere che avevano preconfezionato, anche con le nuove modifiche che hanno fatto. Però è una pista dove non ci sono delle frenate con ruote dritte, non ci sono curvoni in appoggio o cose di questo genere, che alla fin fine le gomme giustamente vanno in crisi. Ecco, speriamo che nei prossimi Gran Premi questa cosa non salti fuori un'altra volta e che ovviamente la Ferrari possa continuare su questa strada, che bene o male ha fatto dei piccoli passi che insomma, sono abbastanza positivi, che è molto importante per la squadra, è molto importante per i piloti, un po' per tutto. Ecco. Sì, vengono un po' più stimolati, non solo con critiche, che ci stanno bene, ci stanno le critiche, però non bisogna anche lì, se c'è uno che usa sovente le critiche, ma costruttive so io, però non bisogna mai esagerare, perché alla fine poi diventa negativa la cosa. E adesso ti parlo da pilota, categoria pilota, certo. No? Non come squadra. Ecco, sai, i piloti devono essere, non dico osannati, ma vanno coccolati per carpegli laddove c'è l'opportunità di... Vanno anche ascoltati, no? Quindi Charles, quando ha detto voglio il cambio gomme, voglio le soft, però dal muretto gli ha detto ancora di no. Vabbè, lì è stato un errore. Qui però c'è stato, mi ha anticipato Patrizio, secondo me c'è stata un'incomprensione, chiamiamola così, così giustifichiamo. Perché poi anche lui tutto. Ha fatto un errore a sua volta. A sua volta, quindi, sai, lì può capitare. Può capitare. Però anche dove si deve fare o capita l'errore, bisogna essere consci in equa misura tutti, il team e il pilota. Abbiamo fatto l'errore, pazienza, non subito uno se ne deve risentire e addossare responsabilità all'altro. Non va bene, perché all'epoca che non esistevano le schermate con i computer, con le strisciate che ti dice tutto, A, B, C, D, cosa succedeva? Che nelle riunioni pre e post gara lo si faceva con il capo tecnico o ingegnere, perché non sempre nei team c'erano gli ingegneri, solo alcuni team. Nel mio caso c'era Folgheri, c'era l'ingegner Chiti, quando ero alla Williams non c'era nessuno, poi è arrivato Patrick Ned, che non era ingegnere, ma era un equivalente, era Tomaini in Abar con me, era un perito tecnico. Per cui si faceva il punto della situazione e si prendeva l'idea di attuare una strategia. Se risultava giusta o esatta erano tutti bravi, se si canava qualcosa e tutti dovevano assumersi la sua parte di responsabilità, è andata così, non ma però io l'avevo detto. Comunque in questo Gran Premio si è distinto anche un Albon.
Ma Albon, per quanto me, è un ragazzo fantastico, velocissimo, lo è sempre stato. Scaricato, per me è una realtà, non è che realtà, si è distinto. No, voglio dire, scaricato troppo presto dal nostro amico, suo amico, soprattutto Marco, mi piace doverlo dire, ma è così, perché in Red Bull secondo me poteva dire la sua. Perché subentro gli interessi politici, sì, certo, certo, evidente, commerciali, giustamente, ormai giustamente. Lo sport è così giustamente, in tutto, anche nell'atletica. Giustamente. Però ritornando a quello che dicevi prima, che i piloti devono essere coccolati. Ad esempio c'è stato il famoso discorso via radio che per due volte hanno detto a Leclerc: stai tranquillo, Sainz non ti supera. E tutti hanno cominciato a dire, ecco, perché? Ecco gli danno qualcosa. Ecco. No. Giusto, voglio dire, tanto arrivare a quarti o quinti o rischiare di perdere magari una cosa, perché cosa? Alla Ferrari servono punti. Punti, punti servono vuol dire quattrini. Milioni di dollari. Esatto, servono quattrini, quindi cioè, è giusto congelare quello che è un'eventuale posizione. Cioè, vuol dire, succedeva nei rally, succedeva in tante altre manifestazioni, no? Quindi cioè, vuol dire, è giusto che è stato così. E finalmente devo dire, su questo ha dato il suo esito positivo. Ma quindi dalle quattro ruote possiamo già passare alle due ruote? Possiamo andare alle due ruote. Grandi esperti. Prima che mi scordo. Io qui mi metto in disparte. Ma puoi sempre dire la tua assolutissimamente, Arturo. Ma prima che mi scordo, qualche giorno fa è anche stato il compleanno del grandissimo Giacomo Agostini. 81 anni. Vecchio, grandissimo. Mino, sei diventato Auguroni. Anziano. Mi Auguroni. Dispiace. Quando vuoi ti aspettiamo, qua lo sai che c'è un posto anche per te, Magari ti mettiamo una motoretta di fianco. Adesso saremo assieme tra 15 giorni al Goodwood, allo Speed, che fantastico. È una manifestazione a dir poco. Il top dei top. Il top dei top dei top. E ormai con Mino sono più di 20 anni che partecipiamo. Mi piacerebbe sapere anche la sua, proprio in questo momento che abbiamo una Pramac a podio. Però una telefonata da Goodwood la potremmo fare. Primo gli farai gli auguri in diretta, certo. E poi magari ti dà qualcosa, sperando che non cada, perché tu sai che è anche caduto un anno purtroppo per un guasto meccanico, Sì, sì, si è grippato, si è grippato qualcosa, mi ha spiegato lì la catena, il pignone, infatti. Che cavolo. L'agguato è sempre dietro l'angolo. Ma torniamo quindi alla MotoGP. Chi sì, ha ma visto? Vuoi sapere la battuta? Sì. Mi chiamano al telefono dicendo che il mio amico Mino è in ospedale perché è caduto, perché loro fanno le loro esibizioni sono con orari differenti. Differenti, chiaro. Io ho terminato la mia esibizione e mi chiamano e mi dicono questo. Io ho allibito, preoccupato, caspita, Mino all'ospedale. No, fermati. Ho detto, ma posso parlare con Mino? Infatti me lo passarono. E in dialetto, col nostro dialogo, oh, come te stai? Pota, ma sei fatto male? No, ma però, allora, vienimi a prendere. Ma no, se non ti sei fatto male, vengo a prenderti domani mattina. E l'ho lasciato là tutta la sera. No, ma almeno l'hanno curato meglio. In realtà, credimi, guarda che quando io dico qualcosa c'è sempre documentazione. Certo. Mi fido assolutissimamente, ma Patrizio, Jorge Martin. Ah, Jorge Martin ha fatto una garona. Sfida aperta con Bagnaia, Sì, ma giusto, ma per l'amor del cielo, ha fatto una garona, è stato molto bravo, ha fatto una garona sia nella gara sprint che nella gara... ufficiale, evidentemente si è trovato, anche lui ha capito che forse rischiare è giusto, ma fino a un certo punto, se no poi si va per terra e non si arriva da nessuna parte. Bagnaia, secondo me, è stato abbastanza intelligente, ne aveva qualcosina in più, ha cercato anche l'ultimo giro, a momenti, tra parentesi, fa rompere la frittata, ma comunque va bene, è andato meglio così, d'altronde è giusto, nelle corse può capitare. E quindi, come al solito, poi all'ultimo giro ha capito che poteva eventualmente riuscire con un guizzo arrivare in volata, cosa che è arrivato per pochissimi cose, e non si era accorto Martin che era così vicino Bagnaia a quel punto da potergli rubare la prima posizione in volata. Però al di là di questo, la MotoGP secondo me ha subito lo smacco di non avere un Marquez alla partenza, dopo quell'incredibile numero di voli che ha fatto, 6 cadute tra prove, qualifiche e poi anche i warm-up. È arrivato il tempo di mollare per Marquez. Scusa, permettimi Silvia. Ma infatti. Dal mio punto di vista Marquez è uno da
togliersi il cappello, inginocchiarsi, perché negli ultimi 20 anni, credo, dopo Stoner, sottolineo, dopo Stoner c'è Marquez. Tutti gli altri hanno vinto, non hanno vinto, fanno parte di una certa categoria, che ce ne sono parecchi. Stoner e Marquez sono un'altra categoria. Però qui devo dire che Marquez sta esagerando, perché non vorrei che prima o poi, per una stupidaggine, si facesse male a un dito che poi lo costringe sei mesi fermo. Si è fatto male al dito e non è partito, non tanto per il dito, ma perché probabilmente ha capito. No, ma poi ci sono delle regolamentazioni oggi giorno. Era inutile. Io ho fatto delle gare anche col braccio ingessato e ho pure vinto. Ma erano altri tempi, si poteva farlo, anzi ti dicevo, guarda che bravo che lì, col braccio ingessato riesci anche a correre. Come nuvolari. Ma adesso ti arrestano te, il papà, la mamma, il nonno, tutti. È per la sicurezza, Arturo, tua e degli altri. L'amore del cielo. Allora, secondo me è stata la fine della sua follia questo Gran Premio, perché ha capito, infatti ha fatto una conferenza stampa dopo la fine del Gran Premio, in cui ha detto che effettivamente ha capito che quella moto che ha attualmente è inutile che fa delle follie, non riuscirà mai ad andare più forte di quelle che sono le Ducati, perché il problema adesso della MotoGP è che c'è solo la Ducati, e quindi è diventata una formula Ducati, perché ci sono praticamente 9 moto che stanno sempre davanti. Ah, io ero rimasto 8. Non ci sono più le Yamaha, non ci sono più le Honda, la Aprilia fa fatica, voglio dire, a questo punto è una formula Ducati. E quello che non capisco di Ducati è perché fa una squadra ufficiale dagli stessi mezzi uguali, precisi, identici anche agli altri. Loro dicono di no. Ci sono delle piccole differenze solo esclusivamente nei telai, dovute alle forcelle anteriori, al tipo di conformazione che poi seguono o non seguono Fondamentalmente sono analoghe. Cioè, anche perché pagano loro i piloti anche delle squadre private, quindi a questo punto c'è un certo numero, ma quasi tutti, quindi a questo punto non capisco perché ci deve essere una differenza. Ecco, però qui è la federazione che deve capire. Cioè, la formula attuale, il regolamento attuale tecnico della MotoGP è troppo elevato. Cioè, ha delle cose che sono... Prima la velocità assoluta. Che cosa vuol dire andare a 377 e passa al Mugello? Che cosa vuol dire? Cioè, vuol dire la velocità massima non serve a nulla. Una volta Le Mans andava a 400 all'ora, poi hanno detto, no, un momento, basta. Calma, basta. Adesso le Hypercar vanno a 348. E la MotoGP è uguale. Che non è poco. Non è poco, la MotoGP è uguale. Allora, in più la MotoGP che cosa ha fatto? Ha scimmiottato completamente, è bravo Dall'Igna, su questo tanto di cappello per la Dall'Igna. La Ducati in se stesso io lo reputo solo esclusivamente lui e i suoi piloti, i suoi tecnici ovviamente, i suoi meccanici. Per il resto ho sempre qualche dubbio, ma lasciamo perdere questo. Cioè, bravo Dall'Igna, ma a questo punto però... Le sospensioni che si abbassano, l'aerodinamica è ormai che conta moltissimo. Perché funziona come un'automobile, l'aerodinamica conta moltissimo, che tra parentesi incide soprattutto sulle gomme, perché adesso la Michelin è in crisi, non riesce a stare al passo delle volte di quello che sono le modifiche, e tra parentesi non provano, che quindi voglio dire, ma non ho capito. Ecco, questo secondo me è sbagliato, perché poi non possono lasciare fuori una... Allora, mi sembra che la Honda e la Yamaha abbiano quasi detto noi non vogliamo andare avanti su questa... Allora, o a questo punto o cambiano i regolamenti, o se no, giustamente, cosa vedremo? Vedremo una Formula Indy? Vedremo un campionato Ducati? Un campionato VR46? Perché la maggior parte sono 5 piloti che hanno partecipato alla VR46. No, io penso che questo sia sbagliato. Ecco, questo... Il mio punto di vista è personale. Ma Patrizio e Arturo, secondo voi, al di là della moto che ha adesso Marquez, che se ne è reso anche conto, non è che dentro di sé inizia a pensare di mollare? No, non credo. Ma no, non penso, perché è talmente caparbio, è talmente folle che poi comunque sia, secondo me, l'abbiamo visto, ragazzi. Appena può parte in prima fila con la sua moto succhiando la scia degli altri. Ancora lo stimolo. C'è uno stimolo come Alonso di turno, capito? Deve scattare, a mio avviso, come è successo con Lorenzo, con Stone prima, Lorenzo poi, che dalla mattina alla sera scatta un qualcosa, come per me quando ho detto fumi più, non fumi più. Non perché
e il fumo faceva male, che fa male. Non perché non ho la macchina, la moto che è competitiva mi rigiro. Certo. Così deve scattare in loro un qualcosa che piantano lì, altrimenti il market, anche col monopattino, e lui vuole stare lì perché nel suo indole, nel suo carattere, lui è un combattivo nato, è nato talentuoso, come pochi piloti anche in Formula 1 sì, sono nati talentuosi. Attenzione, non che gli altri siano degli stupidi, ma bisogna dare atto che quei due o tre che ci sono adesso sono combattenti, poi dopo magari ne pagano le conseguenze per l'esuberanza, per il voler troppo. Però vedi anche qui, non smetterò mai di dirlo, per me Max Verstappen ha perso due mondiali per la sua irruenza a voler dimostrare. Sì, certo. Perché altrimenti sarebbe con qualche palmarès in più. Sicuramente. Lo fece Hamilton, ma la fortuna di Hamilton, scusate se ve lo dico, poi magari qualcuno non sarà d'accordo, la fortuna di Hamilton quando ha cominciato a vincere con le prestazioni al di là del risultato immediato di Gran Premio, da quando arrivò Niki Lauda, basta. Hai già detto. Hai ragione. A Verstappen all'inizio gli mancava un dirigente psicologico, diciamo così, che non era Marco. Marco era quello del voler tutto subito, e lo è ancora adesso. Ne abbiamo parlato di Albon, uguale. Certo. E così. E Verstappen, crescendo di testa, senza l'avvento di Helmut, si è messo lì tranquillo, e vedi che l'abbiamo già notato due anni fa, che alle volte, non dico prego s'accomodi a Hamilton, ma l'ha fatto, chiaro, in un certo senso. Ed è lì è arrivato il risultato, altrimenti sarebbero tutte e due ancora là appiccicate alla rete. Visto che prima abbiamo nominato Michelin, visto che abbiamo fatto gli auguri un po' tutti, li faccio anche lo stabilimento di Cuneo, che quest'anno fa 60 anni, pensate, ed è sempre più grande, sempre più proiettato verso la tecnologia e anche leadership comunque del Made in Italy, insomma, un'azienda comunque importante. Tu parli di Michelin che è proiettato la tecnologia, ma Michelin era già tecnologica alla mia epoca. No, ma certo, sempre stato. Aspetta, all'epoca c'era Pirelli, c'era la CEAT, c'era la Continental, c'era la Dunlop, tanto per essere chiari, che non erano secondi a nessuno, però Michelin quando arrivò volutamente nel campo sportivo con mio amico Dupasquier ha cominciato a rosicchiare e adesso è in pole position. Adesso ritornando alla MotoGP, la Michelin giustamente ha un ulteriore problema. Gli hanno imposto questa nuova regola per quanto riguarda la pressione dei pneumatici, che non deve superare un certo limite, sia durante le qualifiche che è sbagliato, che secondo me è sbagliato, come sta accadendo anche in Formula 1, peraltro, che è sbagliato perché inciderà tremendamente sui piloti, che ovviamente magari se verranno avvisati che sono magari fuori di un certo limite, quindi dovrebbero rientrare all'interno, cioè non devono scaldare troppo la gomma o fare la raffreddata, cioè dovranno magari, che ne so, rallentare piuttosto che pazzesco, uno è in corsa, pazzesco, ragazzi, cioè vuol dire, come si fa a pensare a una cosa di questo genere, oppure pensare alla fine, oppure arrivare a fine gara e poi dopo vedere volare? è cotto oppure arrivare a fine gara e vedersi magari tolto posizioni, punti, sì, assurdo. Questo non è proprio. Già l'impeding e tutte queste assurdità sono una cosa che andrebbero, il DRS, bla bla bla, come l'abbiamo detto tante volte. Sì, quella è proprio follia. Nelle moto stessa cosa. Oh, voglio solo ricordare una cosa da vecchio praticante, chiamiamolo così, appassionato. Nel 1955 furono carenate completamente le moto, e le moto sembravano degli uovi di Pasqua, però andavano velocissime. E correvano tutte le moto italiane. Correvano la Gilera, correva la moto Guzzi. E a un certo punto, addirittura, la federazione, erano pericolosissime, tra parentesi, queste benedette carene. Primo perché erano difficili anche per poter poi inclinare la moto, eccetera, ma soprattutto anche perché con le ruote non riuscivano esattamente magari a riprendere determinate linee di certe curve. Ma erano velocissimi. Allora a questo punto la federazione tagliò completamente le carene, tolse tutto. Ok,
E si ritira, molto nude, e si ritirarono, si ritirano le grandi case italiane, si ritirarono apposta, dissero che erano troppo pericolose, da notare, erano vincenti, perché la Guzzi aveva un 8 cilindri che era una belva stupenda, era la Red Bull dell'epoca, cioè avanti di tutti quanti. Quindi cioè, dire, tornare indietro si può, cioè, è la stessa cosa qui. Cioè, bravo Dall'Igna che ha sfruttato tutto quello che è, bravo i motoristi da Ducati, ma a questo punto tornare indietro si può, non cambia nulla. Cioè, beh, quando addirittura la Honda pretese di passare dalla MotoGP a 800, per la fine vinse a favorire la Ducati, quindi devo dire, volendo, capito? Certo, ma veniamo un attimo alle domande che ci avete inviato. Alcune l'abbiamo già risposta, ma ne ho una per voi da parte di Jerry. Cosa ne pensate del futuro automobilistico delle auto d'epoca? Visto tutti questi cambiamenti. Le macchine d'epoca è niente meno che convalidare quello che è stato dalla nascita delle autovetture nel secolo scorso fino a pochi anni fa. Io capisco, la tecnologia ha portato veramente delle cose vantaggiosissime, però non dimentichiamoci che le macchine d'epoca o vintage, che dir si voglia, dove io fortunatamente è una ventina d'anni che bazzico questo ambiente, e vedere le macchine della nostra epoca o anche prima è veramente la tosta. Certo. Quei piloti là dove, sai, adesso si fa facile, qui, là, tutto servo assistito, tutti questi radiocomandi, neanche più telecomandi, radiocomandi. Siamo alla guida autonoma, Arturo. Beh, questo sarebbe l'assurdo del massimo, e vedremo, già adesso ci sono quelli che guidano in autostrada, che fanno i messaggi. Dovremmo dedicare una puntata anche sull'ultimo increscioso fatto venuto. Al di là che è un lavoro per tutto il mondo le macchine d'epoca o vintage, perché danno spazio a tante aziende, operai, meccanici. Perché non è solo la benzina, perché adesso si guarda solo il consumo, l'inquinamento, ma non c'entra niente. Alle spalle c'è tutta una serie di lavoratori che da una punta di spillo al pistone, alle sospensioni, alle gomme, al consumatore, c'è tutto. Cioè, vorrebbe dire, secondo me, arrestare una non il voler arrestare il progresso, ma bloccare quello che è stato, come dire, non so, dall'uomo uomo scimmia è diventato l'uomo sapiens, adesso cosa facciamo? Alle persone. Hai ragione. Io sono stato un po' l'antesignano nelle auto d'epoca. Ho iniziato corso, abbiamo creato il Club Italia, abbiamo fatto tantissime cose nelle vetture storiche. Però man mano ho visto scemare già all'epoca, devo dire che le cose erano già cambiate, sto parlando degli anni 80, ma già all'epoca hanno cominciato un po' a cambiare le cose. Perché? Perché era normale, tu rompevi un motore e il motore era fatto magari con dei materiali che all'epoca non c'erano. Adesso i motori, dei materiali nobili che evidentemente le vetture andavano più forte di quelle che erano in origine, e cosa che capita ancora adesso. Quello che però secondo me è un po' assurdo è che giustamente bisognerebbe portare man mano, come si fa nelle normali cose, su certe vetture determinati piloti quando hanno acquisito una certa esperienza. Siccome poi purtroppo sono piloti di casa, gente che si diverte, cioè, quindi gente che sale su un Formula 1, e lui ve lo può spiegare, di adesso, cioè, ragazzi, ma è un Formula 1, non è... Era comunque una vettura che all'epoca faceva una determinata tipo di velocità, di tenute di strada, eccetera, eccetera. Quindi bisogna rispettare queste cose qui. E non tutte a questo punto. L'altra cosa invece era soprattutto nelle regolarità, nella Mille Miglia, per esempio. Avete visto, è passata anche da Milano. Capito, ma è diventato più una passerella, è uno show. E poi io vedere la 1750 con su un impianto elettronico di misurazione dei tempi perché la... Ma no, cioè, ragazzi, allora va bene, allora d'accordo, ritorniamo a ripeto, adesso manca semplice, il GPS, non il GPS, eccetera. Ragazzi, una volta si andava col cronometro a mano, cioè voglio dire, vogliamo ritornare, almeno sulla regolarità, perché voglio dire, non è che c'è bisogno di fare... C'ho la cipolla. Non ci sono delle
regole a riguardo della tecnologia da poter utilizzare in questa gara, la corsa più bella del mondo, stiamo parlando. Sono accettate, io l'ho fatta 3 volte la Mille Miglia, pericolosissima. Sì, sì. Anche lì perché la gente si comincia troppo a gasare, hai capito? Da quando applicano il numero sulla portiera già sono tutti in questo weekend c'è stato un paio di vetture che hanno un valore inestimabile, non distrutte ma voglio dire malamente acconciate per delle stupidaggini, no? Un'ultima ad esempio a Piacenza, una delle più belle barchette che era presente, è stata tamponata addirittura da una moto della polizia che ti segue perché sennò non riesci ad aprire la strada visto che vai come un pazzo e quindi devi questo secondo me è un po' il limite delle vetture storiche. Poi ci sono delle manifestazioni che sono meravigliose. La Vernasca Silver Flag, per esempio, è una cosa dovremmo parlarne di più, ragazzi, dovremmo fare un pronti via a 360 gradi. Perché non è una gara, perché è uno show, perché uno va su, si diverte, fa le cose come ma senza andare a misurare i tempi o cose di questo genere. Ha la voglia, la necessità di riuscire a far girare le proprie vetture che ha collezionata, quindi bellissimo. Goodwood, dove non, a caso fra 3 settimane ci sarà Goodwood. Guarda Arturo, sei un fortunato perché guarda, andare a Goodwood è qualcosa di unico al mondo. Fermati. Quando io accettai l'invito 25 anni fa per la prima volta, nessuno ci voleva andare. No, infatti. Piloti di un certo calibro, tutti partivano con migliaia di dollari di gettoni di presenza, altrimenti non andavano. E adesso invece si fanno raccomandare per andare a Goodwood. Attenzione alla differenza. Certo, certo. Per cui io mi reputo un privilegiato laddove il Lord March mi ha sempre tenuto in considerazione e io ho mancato un anno perché purtroppo ero all'ospedale, ero mezzo in difficoltà. Altrimenti ci sono sempre stato. Ma ritornando al discorso di Patrizio, fare queste manifestazioni, che in Italia c'è appunto la Vernasca, la Silver Flag, chiamala come vuoi, che è più o meno abbastanza similare, dovrebbe dare l'esempio anche ad altri promotori di fare queste manifestazioni senza il cronometro. Hai capito? Come a Goodwood. Poi dopo, certo, ognuno prende il suo tempo, tanto per un'idea. Si diverte, ma non deve essere una manifestazione non competitiva. Esatto. La parola giusta è giusto, questa. Giusto. Sarebbe bello anche vedere comunque... Tu vedessi innanzitutto i pezzi di storia, di automobili, che gente magari, soprattutto le nuove generazioni, non ha mai visto. Dai, adesso sono abituati che uno arriva a 18 anni, si fa regalare dalla famiglia una macchina tic-tac, tutto servo assistito, c'ha questo, c'ha quello e dopo nascono gli incidenti, perché poi più la macchina è facile da guidare, da raggiungere velocità, diventa sempre più difficile fermarsi. E sai, il semaforo rosso, un ragazzino che attraversa la strada, per non dire quelle cose infatti, ma sono lì dietro l'angolo e dopo vengono fuori le catastrofi. Bisogna far capire alle nuove generazioni cos'era l'oggetto meccanico giusto. In se stesso. Anche perché l'oggetto meccanico era fatto in un certo modo, non aveva i criteri di sicurezza che hanno adesso. Adesso non è che non ci siano delle gare dove non si possa andare a fare delle gare vere. Anche Goodwood, ci sono alcune gare importanti, alcune categorie. Sì, a settembre però, poi facciamo un revival e poi una gara vera. Il revival è una gara vera. Ma le stesse vetture però, ho visto ad esempio a Monte Carlo, segare il roll bar di una Ferrari e alzarlo dentro nella cosa dei box, cioè vuol dire le cinture di sicurezza in un certo modo, l'impianto di estinzione, cioè cose che all'epoca non c'erano. Cioè vuol dire che però giustamente se tu vuoi correre devi essere adeguarti al regolamento FIA e quindi come tale deve. Quindi questo è un po' l'assurdità. Adesso manca solo che vogliono, anzi, su alcune vetture sono obbligo, i serbatoi in gomma. C'erano dei serbatoi che ti fasciavano in alluminio, ti fasciavano completamente la struttura della scocca. Quindi questo secondo me sono delle cose che invece lì ci dovrebbe essere un po' più di tranquillità e soprattutto non distruggere degli automobili che erano fantastici così come erano. A me vedere delle vetture di adesso con dei robot che sembrano della Torre Eiffel sono veramente brutte. Posso capirvi.
Ragazzi, il tempo è terminato anche questa volta. Volevo parlare di un determinato argomento che ha riscosso un po' di attenzione in questi giorni, ma è un triste argomento secondo me, che riguarda degli youtuber a cui non voglio dare assolutissimamente credibilità, ma un pensiero però al piccolino Manuel, sì, quello sì. Quindi un abbraccio a tutta la famiglia, sono cose che non devono succedere mai. Niente, io vi saluto insieme ad Arturio e Patrizio, che ringrazio tanto tanto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Scimotori, fate un bel like qua, pronti via, diffondete a tutti che esistiamo. Un bacione da Silvia e alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao ciao!